Terra Amara, anticipazioni. Zulia innamorata di Demir. Lunedì, 20 novembre 2023. Bahtiyar si prende cura di Zulia in ospedale. Ali Ramet inizia a sospettare di Fikret dal momento che quest'ultimo era fuori casa negli stessi attimi in cui Zulia è scomparsa. Quindi gli fa delle domande, ma lui nega qualsiasi coinvolgimento rivelando di non avere nulla contro la moglie di Demir. Nel frattempo, quest'ultimo rimane al capezzale della moglie e capisce di amarla ancora e di non avere nessuna intenzione di divorziare da lei, come invece ha promesso ad Umit. Contemporaneamente la dottoressa assiste a delle scene romantiche in cui Demir si prende cura della Altun e va su tutte le furie, credendo di essere stata presa in giro dall'uomo. Intanto Gulten e Fadik vanno a fare compere in città, ma la sorella di Ghafur viene sorpresa da una notizia inaspettata. Infatti un uomo a lei sconosciuto la ferma, per dire che deve dargli i suoi terreni che aveva impegnato per il denaro. Gulten non capisce, ma l'uomo le spiega che Ghafur si era fatto anticipare dei soldi da lui, ipotecando i terreni di proprietà della stessa Gulten come garanzia del pagamento. Martedì, 21 novembre 2023. Gulten va su tutte le furie dopo la scoperta ed è delusa per il comportamento del fratello. Ciononostante decide di tacere ciò che ha saputo e non ne parla nemmeno con il diretto interessato. La ragazza cerca solo di allontanare l'uomo misterioso dalla sua vita. Zulia, nel frattempo, si riprende sempre di più dal suo stato di disidratazione e dall'incidente, e non può fare a meno di notare che Demir si è preso cura di lei ed è rimasto instancabilmente al suo fianco. Proprio mentre i due coniugi stanno parlando, Zulia fa una rivelazione inaspettata. Infatti dice a Demir che si è resa conto di essere innamorata di lui e di amarlo davvero per la prima volta da quando si sono conosciuto. Demir rimane sconvolto e la stessa Altun dice di non saper spiegare come sia successo, ma di aver capito l'amore che prova nelle settimane difficili che sono seguite alla tragica morte di Ilmaz. Demir si emoziona molto ed ovviamente contraccambia tutto l'amore della consorte. Allo stesso tempo però non sa più come gestire la situazione con Umit, che si aspetta una prova d'amore da lui. Gulten inizia a comportarsi in modo strano e il suo atteggiamento schivo non sfugge a nessuno. Mercoledì, 22 novembre 2023. Cetin prova a far parlare Gulten e le chiede per quale motivo sembri distante e pensierosa. Gulten risponde che non è nulla ma è soltanto preoccupata per la sua amica Zulia dopo il terribile incidente avuto nel bosco. Dopo il momento di tenerezza vissuto da Demir e Zulia, Yaman insiste con la moglie e prova a chiederle in tutti i modi se sa chi le abbia fatto del male e chi l'abbia inseguita quella notte. Zulia è evasiva e dice di non avere un'idea precisa sulla persona che le ha provocato l'incidente. Intanto Fikret decide di fare una nuova mossa contro il suo nemico e decide di far stampare altre copie della lettera che Adnan scrisse, dicendo che aveva un solo figlio e che l'illegittimo non contava niente per lui. Con queste copie, Fikret realizza dei manifesti che fa appendere in tutta Kukurova, in maniera tale che ogni abitante della zona sappia che Adnan aveva avuto varie relazioni clandestine, tra cui anche un figlio che non aveva mai voluto riconoscere. Ovviamente per Demir si tratta di un colpo basso e l'uomo cerca come può di mettere a tacere le voci che si stanno diffondendo e che stanno mettendo a rischio l'onore di Adnan. Giovedì, 23 novembre 2023. Sevda va a trovare Zulia in ospedale e le due donne restano da sole. La Altun unisce i puntini e, nel corso di un dialogo con la donna, fa capire di aver perfettamente compreso che è Fikret il fratellastro misterioso di Demir che tutti stanno cercando. La Altun però si fa promettere da Sevda di non farne parola con Demir, e nemmeno lei stessa lo farà, in quanto teme che Demir possa perdere la testa e fare del male al suo parente. Zulia viene dimessa dall'ospedale e, riflettendo, le torna in mente che la persona che stava rubando dall'azienda di Demir fosse proprio Fikret. Inoltre l'uomo era in possesso sia della lettera sia della stessa targa di Adnan che adesso è stata sparsa per tutta Kukurova. Per questo motivo, Zulia inizia a pensare che Fikret sia a tutti gli effetti il fratellastro di Demir e che, inoltre, non stia mentendo. Intanto anche Fekeli cerca di avere il suo ruolo in questa storia. Infatti, si reca da Lutfiai, la zia di Fikret, e la invita a far ragionare il nipote su quello che sta facendo per vendicarsi di Demir. Venerdì, 24 novembre 2023.
Fekeli cerca di ottenere delle informazioni dalla donna che possano aiutarlo a capire meglio quali siano le origini di Fikret e come fosse nata questa relazione clandestina di Adnan. Lutfiay conferma ad Ali Ramet che effettivamente Fikret non è figlio di Musa, ma di una relazione che Safiyay, madre del ragazzo, ebbe con Adnan. La donna ricorda bene che Adnan cercò di sedurre la donna quando il marito era fuori per lavoro ed alla fine ci riuscì, perché i due iniziarono una relazione. Alla fine, Safiyay decise di mostrare i suoi veri sentimenti parlandone con il marito Musa, ma soltanto dopo venne messa di fronte alla realtà. Ossia, era incinta, per Adnan era soltanto un passatempo e l'uomo non era intenzionato a riconoscere il bambino come suo figlio. Ali Ramet rimane sorpreso dal racconto, ma decide, con queste nuove informazioni, di continuare a convincere Fikret a rinunciare alla sua terribile vendetta. Voi che cosa ne pensate? Secondo voi come andrà avanti la relazione tra Zulia e Demir a questo punto? A voi i commenti!